Siamo con altre equazioni logaritmiche, su questa dobbiamo andare a porre le CE, che molto facilmente sono x maggiore di 0, guardando gli argomenti, e poi notiamo che hanno basi diverse, tutte e tre, mi sembra di vedere sì, un terzo, un nono, nove. Scegliamo di portare tutto in base a un terzo. Ci conviene farlo in modo separato, quindi abbiamo il logaritmo in base a un nono di radice di x, vogliamo portarlo in base a un terzo, quindi faremo logaritmo in base a un terzo di radice di x, scusate, fratto logaritmo in base a un terzo di un nono, quindi se fate un attimino di conti, un terzo, un nono qui fa 2, ok? Cioè questa cosa qui è 2, quindi è come aver diviso tutto per 2, quindi moltiplicato per un mezzo, e quindi questo è uguale a questa roba qui. Qui un terzo, qua è radice di x e così via. Per quanto riguarda invece il 9, insomma, usando la formula del cambiamento di base, così velocizziamo un attimo, se portate tutto in base a un terzo, quello che ottenete è logaritmo un terzo x meno un mezzo logaritmo in base a un terzo di radice di x, uguale, qua vi scrivo già la trasformazione, meno un mezzo logaritmo in base a un terzo di un ventisettesimo. Ok, arrivati qua posso usare le proprietà dei logaritmi e questo ovviamente è la differenza, mi porta ad avere dei quozienti nell'argomento. Mi ricordo di portare questo qua dentro, quindi avrò logaritmo in base un terzo di x, che è lui, ok? E qua sotto avrò radice di x, ma c'ho un mezzo, quindi è un mezzo elevato alla un mezzo viene radice quarta. Sotto, perché sto facendo una differenza e quindi è un quoziente uguale a questo punto portiamo anche dentro il meno, quindi logaritmo un terzo, avremo la radice quadrata di 27. Il meno fa saltare l'1/27, diventa 27, poi faccio la radice quadrata. Ok. Posso allora passare agli argomenti e se passo agli argomenti avrò x fratto la radice quarta di x uguale a radice quadrata di 27. Qua posso semplificare gli esponenti perché questo è x alla 1, 1 meno un quarto fa 3 quarti, quindi qui ho x alla terza radice quarta, 27 lo posso riscrivere come in questo caso 3 alla 3 mezzi, giusto? Sì, esatto. Allora, qui se risolvete facendo che cosa? Elevando la quarta, elevando, scusate, alla 4 terzi, quello che vi rimane, giusto? Elevo tutto alla 4 terzi per eliminare questa radice, rimanete con x uguale a 3 alla seconda, cioè x uguale a 9. Poi proseguiamo. Qui abbiamo due basi diverse, ma scusate, mi stavo dimenticando, devo fare le CE ogni volta. Quindi l'argomento deve essere maggiore di 0 e poi devo porre maggiore di 0 la base, ma anche diversa da 1. Ok? Quindi qua è x, qua è 1 su x, ma valgono le stesse condizioni, perché se x fosse uguale a 1, questo farebbe 1 fratto 1 e quindi verrebbe comunque 1. Quindi vado a fare il sistema, questo è x maggiore di meno 1, quindi mi rimane x maggiore di 0 e x diverso da 1. Queste sono tutte le CE. Fatto questo, mi conviene portare tutto in base log x, no, facciamo il contrario, portiamo tutto in base logaritmo 1 su x, ok? Quindi andiamo a trasformare questo con la formula di cambiamento di base, o meglio con quella regolettina che ci
che abbiamo visto in classe, che è diciamo una conseguenza del cambiamento di base, cioè quando passate da questa base x alla base 1 su x, cioè il reciproco di questa, semplicemente ottenete questa cosa. Ok? Quindi possiamo riscrivere l'equazione. Eccola qui, adesso abbiamo le stesse basi. Anzi, facciamo subito così, almeno risparmiamo un passaggio. Cos'è successo? Ok, log 1 su x un nono, quindi posso andare, manca un meno, posso andare a uguagliare i due argomenti, ricordandomi che questo meno deve saltare dentro, e quindi un nono elevato alla meno 1 diventa 9, e quindi avrò x più 1, posso estrarre la radice, tanto ho già posto le CE, e quindi viene qui più o meno 3, e allora x uguale a 3 meno 1, 2, meno 3 meno 1 fa meno 4, questa non va bene perché vedete deve essere x maggiore di 0, questa qui invece ok. Ora qui ho fatto la radice, volendo potevate fare il doppio prodotto, il prodotto notevole, poi fare i conti, ma la cosa più logica da fare è estrarre la radice, la estraggo anche qua e ottengo più o meno 3, ok? Vediamo questa, dove devo andare a porre prima di tutte le CE, ma in realtà vediamo, beh sì, devo andare a controllare che 5 meno 2 alla 4 meno 2x quando è maggiore di 0. Questo è un po' rognoso però, perché bisogna passare per un logaritmo. Si può fare allora in un altro. No, non ho voglia di risolvere questa cosa. Sì, perché se lo porto di là, poi devo passare per i logaritmi. Allora, qui la cosa migliore da fare è la risolviamo e poi vediamo se le soluzioni rendono positivo o meno l'argomento del logaritmo. Se lo rendono positivo sono accettabili, altrimenti no. È un altro modo di verificare le CE, no? Allora, qua, infatti, serve fare un piccolo barbatrucco, ovvero questa la lasciamo scritta così, quindi logaritmo in base 2, 5 meno 2 alla 4 meno 2x. Invece questa la diciamo riscriviamo, questo pezzo qui, utilizzando la definizione di logaritmo, cioè immaginiamo che questo, ok, sia l'esponente, ok, che bisogna dare a 2 per ottenere 2 alla 2 per x meno 1. Ve lo scrivo. Pensateci un secondo, no? Questo qua è identico a questo. Guardate, chi è l'esponente che devo dare a 2 per ottenere 2 alla 2 per x meno 1? 2 per x meno 1. Ora, questo trucchettino qua è molto utile, bisogna ricordarselo, perché adesso, vedete, abbiamo praticamente logaritmi con la stessa base, posso uguagliare gli argomenti. E quindi mi trovo ad avere 5 meno 2 alla 4 meno 2x uguale a 2 alla 2x meno 1. Ok. Quindi qua adesso si può un attimo lavorare, è un'equazione esponenziale. Possiamo, vediamo, intanto riscriviamo meglio questo. Qui abbiamo 5 meno 2. Spezziamo questo, 2 alla quarta viene 16, fratto 2 alla 2x, quindi probabilmente serve una sostituzione. Qua abbiamo 2 alla 2x ancora, 2 per meno 1 fa meno 2, quindi fratto 4. Beh, allora sicuramente qua si può fare una sostituzione, tanto 2 alla 2x poi sono sicuro che sia positivo, quindi ottengo
5 meno 16t uguale a magari, no, beh, conviene tenere t, tanto è 2, 2x, ok, fratto 4, e se moltiplico tutto per 4t e poi risolvo, vediamo un attimino, l'ho risolto, saltiamo i passaggi, ottengo che t è uguale a 16 o t uguale a 4. Quindi allora io ho scoperto che t, che era uguale a 2 alla 2x, uguale a 16, e quindi ottengo che cosa? 16 è 2 alla quarta, quindi 2x uguale a 4, ottengo x uguale a 2. T uguale a 2 alla 2x, anche uguale a 4, 4 è 2 alla seconda, quindi 2x uguale a 2, ottengo x uguale a 1. Ora, per vedere se queste sono accettabili, visto che non abbiamo fatto le cine, si può fare in un altro modo, no? Provate, prendete questi numeri, li sostituite qui e vedete se l'argomento diventa positivo. Se lo fate, vedrete che per entrambe le soluzioni l'argomento è positivo e quindi sono entrambe accettabili. Ok, vediamo questo, abbiamo ln e alla x prima seconda uguale a 3. Allora, qui quello che si può andare a fare, beh, sicuramente questa cosa è positiva perché gli esponenziali sono positivi. Quello che posso fare è quello che ho fatto prima, no? Mi riscrivo il 3 vedendo che cosa? Vedendo come ln di e alla terza, no? 3 è l'esponente che devo dare a e per ottenere e alla terza. Qui non c'è niente come se si fosse e. Allora posso passare adesso agli argomenti perché sono nella stessa base. Ok, e quindi posso isolare dove ho l'incognita. Quindi e alla seconda, diciamo e alla terza meno e alla seconda, e alla x posso raccogliere e alla seconda rimane e meno 1, e a questo punto posso fare il logaritmo di entrambi i membri. Giusto? Sì, in questo modo guardate cosa ottengo. Logaritmo di e alla x. Logaritmo di e alla seconda e meno 1, qui per proprietà dei logaritmi x può saltare fuori e il logaritmo di e fa 1 e guardate x uguale a logaritmo di e alla seconda per e meno 1, questo è un numero, non ci sono incognite né niente. Se poi volete scriverlo meglio potete anche usare la proprietà dei logaritmi, questo lo riscrivete come logaritmo di e alla seconda più logaritmo di e meno 1, cioè la uso al contrario, e posso anche riscriverlo in questo modo. Ok? Poi vediamo questa, in cui ancora una volta ci serve riscrivere certi termini usando il logaritmo, quindi questo è un logaritmo in base 10. Allora, questo rimane scritto così, che non è che ci possa fare molto, 2 meno x. 1 lo posso riscrivere quindi come logaritmo in base 10, esatto, perché 10 in base 10 fa 1, giusto? 1 è equivalente al logaritmo in base 10 di 10. E questo invece lo posso scrivere meno log 3 alla x, giusto? Ok, in questo modo, se notate, ho tutte le stesse basi, quindi quello che posso fare è sicuramente passare agli argomenti, quindi 5 alla x più 1 più 3 alla 2 meno x, e l'argomento qui è 10 fratto 3 alla x. Esatto, giusto? Poi se lo scrivo meglio, questo mi diventa 5 alla x, sto sbagliando, 5 alla x per 5 più 3 alla seconda è 9 fratto 3 alla x uguale a 10 fratto 3 alla x.
Quindi 3 alla x è sicuramente positivo, quindi posso moltiplicare tutto per 3 alla x e non dovrebbero esserci pasticci. Quindi se moltiplico tutto per 3 alla x, qua va via, questo va via, 3 alla x per 5 alla x, stesso esponente, mi diventa 15 alla x per 5. Qua ho un 10 e questo 9 è dall'altra parte, meno 9, quindi in realtà viene uguale a 1. Quindi viene 15 alla x uguale a 1, questo 5 diviso tutto per 5, uguale a un quinto. Non fatevi ingannare, perché questo è 5 per 3, quindi non posso fare cose strane. No, beh, questo facilmente posso usare la definizione dei logaritmi, perché quello che posso andare a fare è esatto, prendere il logaritmo naturale, quello che si usa di solito, quindi logaritmo di 15 alla x, logaritmo di un quinto, posso scrivere anche meglio, iniziamo a fare il passaggio che porto fuori la x, meno logaritmo di 5. E quindi ottengo x uguale a meno logaritmo di 5 fratto il logaritmo di 15. Questo è un numero ed è anche la soluzione.